Turismo 2030, strategie condivise, sostenibilità in area ionica è il convegno che si è tenuto ieri sera, organizzato dalla consigliera Carmen Carlucci del Movimento con Ginosa e Marina di Ginosa. Hanno partecipato il sindaco Vito Parisi e l'assessore al turismo Gianfranco Lopane, oltre ad associazioni e protagonisti del settore. È venuto fuori che bisogna puntare ad un turismo differenziale, un turismo destagionalizzato, bisogna quindi prendere in considerazione l'amministrazione con le varie strutture private, imprenditori privati e con la commissione delle associazioni si potrebbe veramente fare tanto per questo territorio già bello di suo. Un'importante iniziativa sul turismo in Puglia, nella provincia di Taranto, in particolare nel versante occidentale della provincia ionica, il turismo che accompagnerà questo versante nel 2030 con spunti davvero significativi sui prodotti turistici che questo versante occidentale può mettere sul campo, ma anche su ragionamenti di organizzazione territoriale e turistica che saranno oggetto della riflessione non solo delle istituzioni, dei sindaci, ma anche degli operatori del turismo e degli enti che in qualche modo afferiscono all'ecosistema del turismo e che potranno portare davvero dei risultati significativi nel prossimo futuro. Sindaco, cosa è venuto fuori da questo convegno? L'attenzione istituzionale che c'è stata sul parlare di un tema molto specifico, un tema che riguarda la vita di molte persone e sul tema che riguarda un territorio che ha un grande potenziale. Al di là della retorica bisogna concentrarsi sulla gestione del demanio, sulla gestione del nuovo porto canale, sulla gestione dei beni pubblici come il Castello Normanno o la Community Library, opportunità di lavoro ed economiche che devono essere svolte soprattutto dai locali.